Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerconi, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Grazie, sono giusto. 11 e 12, sì, c'è il numero legale. Allora, c'è un numero legale, quindi possiamo aprire il consiglio. E nomino quali scrutatori della seduta, i consiglieri Cofano, Carrus, La Notte. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi dall'aula previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora, comunico all'Aula che è stata presentata i consiglieri Laddaga e Tutino un articolo 58 riguardante il distacco idrico Asili Nido. Io recepisco questo articolo 58, ma non lo metto in discussione oggi perché non lo ritengo urgente e quindi va al prossimo consiglio. Grazie. Allora, iniziamo il consiglio con il primo punto all'ordine del giorno, proposta di risoluzione avente ad oggetto lavori nel parco archeologico di Centocelle. Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, il provvedimento che oggi ci accingiamo ad esaminare e a valutare in consiglio è pervenuto in commissione su proposta del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, che ha consentito l'elaborazione in commissione ed ha accolto il supporto di tutte le altre forze politiche. L'oggetto della risoluzione attiene ai lavori nel Parco Archeologico di Centocelle, per ciò che attiene un auspicato processo partecipativo che deve essere promosso anche dal nostro municipio, considerando che il costituendo parco si riferisce a municipi a noi limitrofi. Per ciò che attiene il progetto di riqualificazione complessiva, quindi è bene che i cittadini partecipino con noi all'elaborazione in fase progettuale, soprattutto per ciò che attiene la fruibilità da parte dei nostri residenti e quindi l'individuazione degli accessi per poter godere di questo importante polvone verde che abbiamo vicino al nostro territorio. La risoluzione, faccio una piccola parentesi per ciò che attiene il lavoro degli uffici, quindi in fase di coordinamento formale del testo chiederei agli uffici di inserire la parte che attiene all'approvazione della risoluzione in commissione, che è stata effettuata il 9 di dicembre. Nel testo che è stato distribuito ai commissari questa parte non c'è, ma avevamo già stabilito che insomma verrà poi riscritto in sede di pubblicazione dell'atto, laddove poi incontri il favore del Consiglio. Non mi dilungo molto, nel senso che come Commissione l'atto è stato accolto all'unanimità e si riferisce ovviamente in senso stretto a questi lavori di riqualificazione dell'area verde. Sotto un profilo urbanistico in realtà potevamo svilupparlo molto più approfonditamente, ma questo poi lo concorderemo con le forze politiche, perché ricordo che l'area verde
di molti ettari, quindi 33 ettari, rientra nella famosa centralità di Torre Spaccata, per cui centralità non è vicina, ma che dal punto di vista urbanistico prevede anche edificazioni nel territorio a noi vicino. Ripeto, non siamo diretti responsabili e diretti attori di questo processo, però è giusto che anche per rispetto dei nostri cittadini facciamo sentire la nostra voce insieme a tutti i comitati e le associazioni di settore per poter rendere quel progetto che attiene in particolare al nostro vicino quinto municipio possa contenere quegli elementi di soddisfacimento per la fruizione dell'area verde da parte dei nostri cittadini. Recentemente sono state effettuate anche delle iniziative anche qui nel municipio che dimostrano l'attenzione del nostro territorio, per cui io da presidente, ma insomma la commissione ha condiviso questa proposta dei colleghi Lozzi e Coia e l'abbiamo accolta all'unanimità. Grazie. Grazie consigliere Poli. Allora apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Non c'ho nessuna richiesta di intervento, quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliera Lozzi, prego. Sì, noi siamo favorevoli alla risoluzione anche perché è stata proposta proprio dal Movimento in Commissione. Ringraziamo i commissari di aver accettato insomma, la possibilità di condividere questo argomento, perché è comunque una possibilità per dare ai cittadini del settimo municipio che si affacciano sul parco la possibilità insomma, di avere un polmone verde a disposizione dove poter insomma, creare socialità e poter insomma, portare i propri bambini. Quindi per noi il parere è favorevole. Grazie consigliere Lozzi. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Consigliere Carloni vota lei, sì. Sto aiutando la segretaria. Grazie. Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Tre astenuti. Ah, chi sono? Allora, però però scusa, al momento della votazione però, allora astenuto è tredicina, Carlone e Matrona. Matrona. Carlone e Allora, 12 voti favorevoli, l'astensione dei consiglieri Matrona, Carlone, 13, quindi l'atto è approvato. L'ordine del giorno. Proposta di risoluzione avente ad oggetto vendita patrimonio edilizia residenziale pubblica. Chi è che presenta l'atto? Consigliera Caccamo, prego. Buonasera Presidente, buonasera consiglieri. Questa risoluzione nasce l'esigenza di sollecitare il Dipartimento Patrimonio a concludere gli atti di vendita di una parte del patrimonio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Un iter che è nato nel 2010 con una delibera di giunta e per la quale erano stati individuati 2.700 alloggi da vendere.
Diciamo che nel 2011 questa procedura si è bloccata a causa di ambigue interpretazioni della stessa delibera, in merito soprattutto a coloro che avessero diritto all'acquisto di questi appartamenti. Da 2011 a oggi queste cattive interpretazioni della legge, questi quesiti che sono stati posti, sono stati chiariti a seguito di alcune sentenze del TAR e alcuni pareri dell'avvocatura comunale. Quindi diciamo che da giugno tutto ormai sarebbe stato pronto per portare a conclusione la vendita di questi alloggi. Diciamo che il Municipio VII è interessato a questo argomento perché nel nostro territorio ci sono 250 appartamenti che si trovano in via Cipolla, via Contardo Ferrini e via Servilio Prisco. Purtroppo da giugno la società Risorse per Roma non ha ancora ricevuto l'input dal Dipartimento Patrimonio per riprendere questa procedura e agevolare la vendita degli appartamenti, per cui sono arrivati diversi solleciti da parte delle associazioni rappresentative degli inquilini e dei proprietari che giustamente mettono fretta all'amministrazione perché altrimenti rischiano di non poter più esercitare il diritto di prelazione che ha durata di 5 anni, essendo partita la procedura nel 2010, entro giugno 2015, questa procedura dovrebbe essere portata a compimento pena la decadenza del diritto. Per questo motivo ci sono arrivate queste sollecitazioni che sono state recepite anche dal Consiglio Capitolino e quindi alcuni consiglieri si sono fatti promotori di questa risoluzione che è stata approvata a maggioranza da parte della Commissione Commercio e Patrimonio. E quindi io auspico che venga favorevolmente accolta da questa assemblea, anche perché questo rappresenta un primo passaggio. Attuando la vendita di questi appartamenti si va incontro alla volontà dei cittadini interessati all'acquisto e nello stesso tempo si riesce a liberare risorse che potrebbero dare una boccata di ossigeno per risolvere il problema dell'emergenza abitativa. Questo è un primo passo, quindi ci siamo sentiti in dovere di approvare questa risoluzione. Grazie. Grazie a lei, consigliera Caccamo. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Allora, non ci sono richieste di intervento, passiamo alla dichiarazione di voto. Scusate, io ho chiesto chi vuole intervenire, nessuno alza la mano, vado avanti. Scusate. Allora io ho chiesto chi vuole intervenire, nessuno alza la mano e io vado avanti, d'accordo? Consigliere Madonna, la richiamo, va bene? Allora, per cortesia, va bene? Non è possibile, eh? Io voglio sapere soltanto una cosa. Allora, chi è che vuole intervenire? Consigliere Madonna, la prego. Sono venuto agitato, eh? Voglio sapere soltanto una cosa come chiarimento. È una risoluzione? Perché io ho tutte le firme sotto la risoluzione? Firmate dal PD. Mi dovete spiegare per quale motivo una risoluzione passata in commissione gira con le firme del PD. Perché? C'è un motivo? Non ci sono motivi, le risoluzioni escono fuori dalle commissioni, le marchette si fanno fuori, non si fanno all'interno del Consiglio. Scusate. Un attimo su. E sto aspettando la risposta. Visto che è così, scusate, no? No, ma io sono favorevole, ragazzi. Io sono favorevole perché io c'ho gente che ha pagato.
Allora, mi suocero. La risoluzione depositata porta le firme dei consiglieri firmatari, in quanto in commissione è stata condivisa dai consiglieri che poi l'hanno sottoscritto. Comunque, come per tutte le... Consigliere Madonna, ma che sto rispondendo? Mi faccia rispondere. Rispondi. Allora, come tutte le risoluzioni, una volta votato, l'atto non porterà più la firma di nessun consigliere. Chiaro questo? Ma stiamo scherzando? Ma questo sta girando, quest'atto firmato, condiviso da chi? È stato portato in commissione, la commissione l'ha votato e deve uscire senza una firma, non che esce dopo in firma. Ma che siamo matti? Ma che stanno cambiando le regole qua allora dentro? Poi mi dire, faccio parte l'atto della depositato, l'atto depositato, allora, allora. Apposta, sul sito come c'è andata? Dopo ritiriamo la risoluzione e diciamo, è stata votata dal consiglio, adesso togliamo le firme. Consigliere Madonna, sia calmo per cortesia. Ma io sto calmo. Non mi sento proprio, forse, prima di fare cortesia, il consiglio, per cortesia, il presidente deve verificare se gli atti sono puliti dalle firme. Lo dovrei fare per tutti gli atti. Allora, scusate, allora, d'accordo, per favore, ripeto, la risoluzione porta con le firme che è stata condivisa in commissione dai consiglieri e poi l'hanno firmata, l'atto una volta votato andrà pubblicato senza le firme dei consiglieri che sono firmatari, d'accordo? Allora, andiamo avanti con la discussione. Sto parlando, sto facendo l'intervento. Lo faccio l'intervento, c'è 10 minuti. Allora lei non può fare queste affermazioni come Presidente del Consiglio, non può dire assolutamente che l'atto è condiviso in commissione da 7 consiglieri e una volta votato dal Consiglio spariscono le firme. Presidente, ma che sta dicendo? Poi sono io quello che mi nervosisco, o è lei che non è in grado di rispondere a quello che è successo? Questo è un atto che non deve girare, questo è un atto votato in commissione, la commissione lo vota, viene pubblicato sul sito senza firme, non è che facciamo il doppio passaggio, prima le firme, dopo cancelliamo le firme. Che sto di? Allora, che sto di? La Dante, calma, che sto dicendo la verità. Sto dicendo la verità. Perché a me le firme, poi non rispondo. A me, vado avanti con l'intervento. Ho detto pur che sono favorevole, perché non è che mi serve a marchettare i marchettari. Pure che arrivano. E per cortesia, consigliere Madonna, la richiamo ad avere un atteggiamento adeguato al consiglio. Per cortesia. Va bene? Allora, questo è l'ultimo richiamo. Allora questo lo ritorno indietro. Faccia il suo intervento. Adesso ritorno indietro. Ecco, faccia il suo intervento. Questo problema dei 2000 euro versati l'ha sollevato il sottoscritto. Il sottoscritto più di una volta l'ha sollevato in commissione, parlando anche con la consigliera Vitrotti, dove gli ho sollevato il problema della gente che ha versato lì 2000 euro e che forse a gennaio, scadendo i termini, avrebbero perso i 2000 euro. Questo è stato il sottoscritto. Adesso mi vedo arrivare in consiglio una risoluzione che poi, scusate, se poi è cambiato il regolamento è un altro paio di maniche, però una risoluzione che gira sul sito istituzionale, firmata come risoluzione, non come mozione, ma che viene firmata da 7 consiglieri, è una cosa gravissima. È una cosa gravissima che il Presidente ne dovrà dare atto anche ai capigruppo, perché non può far girare una risoluzione con 7 firme, è impossibile, perché rischia anche la non votazione, caro Presidente, perché questa assurdità lei doveva valutarla prima. Ripeto, sono favorevole alla vendita degli alloggi, agli aventi diritto, con tutte le caratteristiche, con tutto quello che ha riportato in risoluzione, ma purtroppo la forma è sbagliata. Anche se ho sbagliato, Vitrotti, ho sbagliato il termine marchettaro, chiedo scusa. Però, cortesia, prego ai consiglieri di non intervenire mentre il consigliere sta parlando. Per cortesia. Però, o poi ognuno interviene e dice quello che pensa. Però il problema che ho sollevato io circa un mese fa la consigliera della presidente della commissione sociale è stato proprio questo, perché arrivavano le lamentele, tanto più che si parlò anche del riscaldamento di via Contardo Ferrini, la mancata accensione da inserire dentro la risoluzione, pertanto era condivisibile l'atto.
Però adesso vedere che un atto che dovrebbe essere condiviso all'unanimità da tutti quanti e 25 consiglieri arriva in aula con 7 firme, beh, 5 firme. No, 7, 3, 4, 5, 6 e 7, 6, 6 firme, arriva in commissione con 6, arriva in consiglio con 6 firme, mi sembra un atto gravissimo, un attimo, non solo un atto non solo grave, ma sleale. Cioè è mancanza di lealtà nei confronti degli altri consiglieri che hanno condiviso lo stesso atto. Cioè magari i consiglieri che hanno portato, hanno sollecitato la presentazione dell'atto, adesso si vedono arrivare in consiglio 6 firme e gli altri 19 consiglieri che hanno fatto? Stavano pettinando le bambole quando è stato approvato l'atto? Perché questa è la realtà. Pertanto ho detto io sono favorevole. Poi valuteremo in seguito se votare o no contrario o astenerci. Però, signor Presidente, lei dovrebbe far cancellare immediatamente dal sito, non dopo l'approvazione, immediatamente dal sito quest'atto. Perché se poi lei condivide queste firme, significa che lei è complice di questo atto sleale. Questo è un atto sleale presentato in consiglio davanti alla gente e da voi. Scusate signori miei, quindi la invito Presidente ad intervenire immediatamente alla cancellazione dell'atto dal sito e riproporlo senza firme, ma non dopo che è stato approvato, adesso, perché se non viene approvato i 6 eroi rimangono sempre qui, i 5 eroi, 6, quindi rimangono affissi sull'atto, allora, dicendo noi abbiamo presentato l'atto, no, l'atto deve essere presentato senza firme. Se no, signor Presidente, mi dispiace, lei non può fare come gli pare e dirigere il Consiglio come gli pare. Allora, facciamo la fotocopia dell'atto con l'identico testo, senza le firme dei consiglieri, e lo mettiamo a votazione. Intanto continuiamo la discussione. Allora, chi altro vuole intervenire? Consigliere Vitrotti, prego. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. Abbastanza difficile intervenire dopo insomma, i richiami avuti adesso, soprattutto perché insomma, credo che le scuse vadano fatte a tutta l'Aula. Perché pensare che con questa roba uno fa le marchette... Dopodiché penso che la cosa è recuperabile, il concetto che vorrei, l'unico forse interessante di quello di chi mi ha preceduto, è stato il fatto che si condivide questo atto. Un atto che ha, diciamo, vede la sua, nasce diciamo, dal raccogliere non tanto poche o sporadiche richieste di essere ascoltate da parte dei cittadini del nostro municipio, ma parliamo di centinaia di famiglie che sono sul nostro territorio ma riguardano in realtà tutta la città di Roma, che stanno combattendo, io non riesco a trovare un altro termine, con il proprio diritto ad acquistare. Tra l'altro un diritto che gli è stato sottoposto dall'allora Comune di Roma con una prima delibera del 2007 e poi con l'iter approvato dalla Giunta Alemanno, in cui in realtà si chiedeva: volete voi acquistare questi immobili? Se sì, dovete anche versare un contributo, diciamo così, a mo' di acconto. Da lì però, cioè dall'allora 2010 su per giù, diciamo non si hanno più notizie, o perlomeno gli interessati non riescono a capire che cosa stia succedendo, prima con Risorse per Roma, poi con Romeo, poi di nuovo con Risorse per Roma, poi con il Dipartimento, e io dico che questa non è una bella cartolina per questa amministrazione. Lo dico perché è il nostro patrimonio. E io ho sentito più volte qui, ma anche in altri luoghi, ovviamente impegnarsi a favore di politiche abitative che danno ossigeno, che si affacciano alla lettura degli articoli importanti della nostra Costituzione, molto spesso citati, ci stracciamo le vesti quando non vengono rispettati giustamente i diritti di chi ha e di chi chiede un'abitazione, e poi nel momento in cui dobbiamo fare le cose
essere conseguenti rispetto a quello che abbiamo intenzione di fare, lo facciamo anche con degli atti amministrativi che appunto perché sono atti rimangono scritti lì, li possiamo andare a recuperare, e se leggiamo quella delibera del 2007 dell'allora giunta Veltroni, l'intento era molto positivo, cioè era quello di cercare sì di far rientrare parte dei contributi economici all'interno delle casse del Comune di Roma, quegli stessi contributi che poi sarebbero stati versati per generare nuove forme di politica abitativa. Allora poi noi ci possiamo veramente arrampicare su qualsiasi specchio, però non si capisce perché giustamente le giunte che si sono succedute e anche quella attuale si impegnano nei confronti di chi ovviamente ha detto sì, io sono interessato a, e poi però non creiamo quelle condizioni per poter arrivare al punto di caduta, cioè il rogito, tutto si ferma al rogito, quando devono chiudere, quando devono diventare proprietari, non si capisce per quale motivo, è una volta risorse per Roma, e poi è Romeo, e poi il più fortunato si mette davanti alla stanza del dipartimento, cerca di essere ascoltato e quindi magari torna a casa che è diventato il proprietario. Ora io penso che questa amministrazione si è impegnata sia dal punto di vista dell'emergenza abitativa sia delle politiche abitative che vuole attuare, la stessa commissione patrimonio alla luce di quanto è avvenuto, cioè del pronunciamento dell'avvocatura, ha fatto una sollecitazione dicendo attenzione, e non è la morte dell'erede e non è l'abuso edilizio e non sarà, c'è una procedura che è stata ratificata anche dall'avvocatura, prego gli uffici del dipartimento di fare seguito a quanto è stato specificato. Questo diciamo in teoria non è per fare o fare contro qualcuno, tanto più contro la nostra amministrazione, ma è un modo per sollecitare, o quantomeno se non vogliamo che la politica venga interpretata ogni volta come qualcosa di distante anni luce dalle necessità e dalle esigenze dei cittadini, allora prima noi non chiamiamo i cittadini per chiedere se vogliono comprare e dopo 5 anni con il rischio che decade anche il diritto alla prelazione, poi qualcosa di non scritto, forse la Repubblica pubblica, l'ha detto il tempo, l'ha detto, insomma, non credo che sia questo il rapporto che deve tenere un'amministrazione nei confronti dei propri cittadini, tanto più quando vuole valorizzare da una parte il proprio patrimonio pubblico. Noi abbiamo chiesto, fateci un bel elenco del tutto il patrimonio pubblico del Comune di Roma, e poi quando invece dobbiamo, in una situazione di difficoltà economica ormai manifesta e conclamata, ce lo diciamo da quando ci siamo insediati e lo sentiamo ripetere in tutte le lingue del mondo, poi nel momento in cui dobbiamo fare cose ci stoppiamo. Quindi l'intento di questa risoluzione, tra l'altro passata in commissione, quindi io diciamo non sarei stata tanto lì a cercare il cavillo per dire io sono d'accordo, ma forse è passata in commissione, così come c'è stata un'audizione in commissione patrimonio, la commissione capitolina, la commissione l'ha accolta. Quello che mi auspico è che lo spirito non sia quello detto poco prima di me, ma sia quello invece di cercare di interpretare dentro una fase ancora più difficile la necessità di toglierci le incertezze che possiamo pure alimentare nei confronti di qualche cittadino che veramente non capisce che cosa succede intorno a lui, e provare a dare una spinta che magari potremmo chiedere anche agli altri municipi, perché questo avviene in qualche via del nostro territorio, lo citava prima di me la Presidente della Commissione, ma è una questione che si rivolge a tutto il Comune di Roma, sono tutti i cittadini del nostro Comune di Roma che sono in una situazione di questo tipo. Quindi noi potremmo addirittura chiedere agli altri municipi di farsi carico di portare nelle loro aule consigliari questa risoluzione e cercare così di far arrivare un messaggio anche al Comune di Roma, con la speranza che poi quando spero che sia così, la fase in cui ci troviamo non ci aiuta, però veramente se vogliamo dare dei segnali, seppur piccoli, a volte gli enti di prossimità possono funzionare anche a questo, raccogliere, non fare marchette, consentito, non fare marchette, primo perché la facilità con la quale si dice questa parola in quest'aula è vergognosa.
è vergognosa. Allora, se lei con tanta facilità dice a tutti noi che siamo dei marchettari, ribadisco e concludo, ci chiede scusa, si rimette a studiare sul testo che forse non l'ha letto bene e sta poco a guardare alle firme, sta poco a guardare alle firme. Per cortesia, consigliere Madonna, consigliere Madonna, per cortesia, per cortesia, il contenuto della risoluzione per favore. Dice che è d'accordo e quindi favorevolmente, immagino che appoggeranno questa risoluzione. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Che è passata in commissione. Grazie Presidente. Allora, Giuliano, prego. Non c'entra niente. L'intervento. Richiama il regolamento. Il regolamento prevede le risoluzioni senza firme. Consigliere Giuliano, prego. Allora, se avete studiato, fammi intervenire. Si sente, sì, no, qui tocca abbassarsi proprio. Un, due, tre, prova, vado. Allora, beh, in questo consiglio ovviamente nell'ultimo periodo escono fuori delle situazioni un po' paradossali, tra cui una sorta di sfiducia, poi un impasto di giunta, poi ultimamente la relazione annuale. E poi è normale pure che possa girare un atto, ok, che contenga delle firme. Allora è vero pure che il collega Madonova ha usato un termine forte e del quale ha chiesto anche scusa, ma le stesse scuse devono venire dall'altra parte, perché non è un'azione politica corretta lasciare su un documento risolutivo, va bene, alcune firme di alcuni consiglieri. Però se uno vuole le scuse le deve anche dare, perché in entrambi i casi il percorso non è corretto, ok? Anche perché, lo sappiamo tutti, ma lo diciamo per chi ci ascolta, ok? Che comunque una risoluzione è un atto che esce esclusivamente da un lavoro della commissione, che all'interno della quale può avere voto favorevole, di astensione o negativo, ma che viene riportato sul verbale. Scusi un attimo, signor Giuliano, scusi, lei, il signore che fa le foto, non è possibile, bisogna essere autorizzati. Ah, non ho capito. Ah, non lo sapevo. Prego. Però per fare le foto bisogna essere autorizzati dalla Presidenza, grazie. Prego, consigliere Giuliano. Per cui, cioè, questo è il percorso. Poi ci sono, per fare atti politici, meramente politici, ci sono le mozioni, per cui se uno vuol portare un argomento, un consigliere, un gruppo politico, porta avanti una mozione che la viene a portare in commissione, e poi se trova comunque la convergenza dell'aula o di alcuni consiglieri, di alcuni gruppi, organizzazioni politiche, questo è un altro ragionamento. Ma la risoluzione, ok, è un atto specifico per cui c'è esclusivamente un lavoro di commissione, che è tale in quanto è più forte di una mozione, per cui c'è un lavoro ovviamente diverso. Lo dico per chi ovviamente ascolta, che quando si passa da una mozione a risoluzione ovviamente il significato è diverso, ok? È diverso, perché che se ne dica, perché comunque la risoluzione ha un percorso, avrà un percorso totalmente particolare, e che arriverà all'amministrazione comunale come una risposta del consiglio tutto. Va bene? A prescindere dalla situazione che poi ne emerge e dai contenuti. Questo è fondamentale per il nostro rispetto, ok, politico e personale di quest'Aula, perché se famo queste situazioni qui poi diventa la casba. Per quanto riguarda il lato, ok, perché poi qualcuno dice giustamente perché c'è l'alterazione di qualcuno, perché poi questa cosa è girata su tutte le mail dei consiglieri, i consiglieri fanno girare le mail su tutte le loro mail list e escono fuori solo 5 nomi che si sono interessati di questo problema a discapito di tutto un meccanismo. Può arrivare questo concetto, signore, per cortesia, o viene qui e fa la consigliera o se no deve ascoltare. Giusto? Non è possibile dal pubblico interrompere i consiglieri che parlano. Allora, no, dicevo, non si può fare. Dicevo, quindi, siccome non è così, perché io penso che comunque in fondo ci sia un animo positivo nell'aver proposto questo,
questo atto. Quindi io penso che sarebbe intelligente che qualcuno all'altra parte, per almeno uno delle 5 firme, dica che come ha subito il, diciamo, il fastidio di sentirsi dire Marchettaro, dica pure non volevamo che queste firme rimanessero sull'atto. E finisce il ragionamento, entriamo nel merito. Siccome effettivamente, non dico tutti i consiglieri, ma penso gran parte conoscevano questo problema e hanno avuto anche dei contatti sul territorio, perché è una cosa che ovviamente parte dal 2007, ci sono delle date che comunque rendono comunque bene il percorso di questo, di questa situazione. Infatti nel momento in cui la collega che mi ha preceduto ha detto insomma che non è una bella cartolina per questa amministrazione, insomma è tutto dire. Io lo condivido. Perché? Perché non è che si può fare solo la verifica di una consigliatura. Questa situazione parte dal 2007, ok? Veltroni fa la delibera, quindi c'è un'impostazione positiva, come si dice, nell'arrivare a concludere questo tragitto. Ci sono diverse abitazioni, quindi edilizia residenziale pubblica, che si pensa di poter mettere sul mercato e soddisfare la richiesta di diverse centinaia e migliaia di persone. Dopodiché poi questa cosa, ovviamente, perché nel 2007 ci sono state le elezioni e si passa alla consigliatura successiva. Nel 2010 si riprende il percorso, si rifà la procedura, si rimette in piedi uno schema, si cominciano a contattare le famiglie, si porta avanti questo meccanismo e poi c'è ulteriormente un cambio nel 2013. Nel 2013, caso strano, ovviamente la scusa che è stata portata, perché io sono andato personalmente al Dipartimento Patrimonio a chiedere di quanto, perché ero stato anch'io sollecitato, mi sono detto che servivano diverso tempo per fare di nuovo un censimento di tale problema, perché ovviamente essendo arrivato la nuova amministrazione ha bisogno di fare un'ulteriore verifica di quelle che sono la disponibilità, di quelle che possono essere messe comunque a vendita e di quelle che sarebbe stato necessario intervenire per fare una riqualificazione per poterle mettere in vendita. Poi c'è da aggiungere, e questo non è colpa di chi, ovviamente ne potremmo dare tante di colpe, ma questo è a latere. Ovviamente c'è stato anche diciamo, rimbalzo, il palleggiarsi continuo fra Risorse per Roma, la Romeo che doveva vincere un appalto, che non ha più vinto, di gestione, che poi era stata tolta, è stata rimessa e poi è stata definitivamente tolta. Anche questo ha portato un'enorme confusione. Quindi dico che è ovvio che su questo argomento non ci può essere un consenso diverso dalla positività. È ovvio, perché vorrei vedere chi ha il coraggio di dire il contrario. Ora, se questo municipio ha avuto la sensibilità, va bene, che ha quasi a scadenza dei famosi 5 anni, no? Ha percepito, ovviamente, tra le tante segnalazioni, ha percepito questa esigenza, bene, bisogna fare un atto che renda merito, bisogna fare un atto, ma è un atto che non deve rimanere fermo in questo municipio, come tanti altri sono stati votati, perché sennò sarebbe inutile e ci faremmo prendere in giro. Quindi bisogna seguirlo lo schema, bisogna portarlo avanti, bisogna fare una commissione che vengano gli esponenti, i componenti del Dipartimento Patrimonio in questo municipio. Quindi consiglio alla collega Caccamo di prendere questa iniziativa, perché io voglio sentire come consigliere, perché voterò quest'atto, voglio capire che cosa succede dopo e voglio che ci venga a dire chi di dovere, perché non dovrebbe passare, mi servono ancora mesi per fare un altro censimento, perché una battuta di questo tipo non ha nessun significato, basta. Allora, che ci sia stata una confusione, va bene, fra Marchetta e nomi lasciati, uno ce l'ha detto che ha usato un termine eccessivo, ovviamente, ma dall'altra parte a me basta che uno dei cinque dica nel proprio intervento che non voleva lasciare quei nomi lì, perché so se sembra solo il Partito Democratico si sia interessato a questa roba. Ora voglio dire,
tanto la gente può arriva quello che vuole, cioè può capire quello che gli pare, però se noi stiamo qui e ci mettiamo comunque la partecipazione, ci mettiamo comunque la nostra faccia, sarebbe utile e sarebbe intelligente che questa cosa viene votata da tutti e ci sia un appoggio totale di questo municipio, non parziale. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Giuliano. Consigliere Tutino, prego. Presidente, mi devo spostare. Ecco. Grazie Presidente. Allora, come lista civica abbiamo espresso favore immediatamente per questo atto in commissione e chiaramente voteremo a favore. Va detto che riteniamo certamente condivisibile l'aver sollevato il problema della forma, che è sostanza degli atti amministrativi, della forma con cui vengono presentati gli atti, di come arrivano in consiglio. Per fortuna questa volta accade su una cosa che, essendo un po' tutti d'accordo sul tema, si può risolvere sotto forma di, diciamo, evidenziazione del problema, ma deve diventare un precedente importante di riflessione per comprendere che in consiglio bisogna arrivarci con gli atti sistemati, perché così come quando la lista civica, essendo contraria, andò a rimarcare che si votava sulla commissione speciale print in base a un parere favorevole del direttore basato su un verbale inesistente, un verbale di capigruppo inesistente, quindi un atto al nostro parere nullo, oltre che illegittimo, tutto ciò che ne conseguiva. Poi l'ha pensata anche così Iodicello, ma va bene, pazienza. E insomma, come allora, essendo contrari all'atto, sollevammo il problema della sua non legittimità del percorso, così oggi, e siamo favorevolissimi all'atto e lo voteremo e chiediamo che vada in votazione, ci uniamo comunque nel sottolineare che la forma è sostanza dell'atto amministrativo, e se in futuro riaccade questo significa che non l'abbiamo imparato e ciò non sarà più accettabile. Detto ciò, il problema è importante, ci sono molte persone, molte famiglie, molti cittadini che hanno dato, hanno dato dei soldi e non sanno che fine hanno fatto, e anche andando lì negli uffici non riescono a capire il loro incartamento a che punto sia, quindi è una situazione estremamente grave che va risolta, e questi, la dismissione deve essere completata. Su questo non c'è dubbio, quindi ci uniremo a questo voto. Facciamo attenzione che non ricapitino più cose del genere, perché per noi, diciamo, soprattutto per chi vive, diciamo, c'è qui qualcuno che comunque vive di preferenze, noi invece preferiamo vivere, e allora in questo caso su questo bisogna fare attenzione a non offendere né gli uni né gli altri. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Allora, ti faccio una domanda, onde evitare, ci sono altri interventi? Ha già dato. Allora, prima di passare alla dichiarazione di voto, ho avuto la richiesta di un rappresentante di queste case dell'edilizia residenziale pubblica di poter intervenire, le do 5 minuti, non di più. La signora Dante, prego. Consiglio è sospeso comunque. Devi venire al microfono. Voglio ringraziare il 10° municipio che ha avuto questa sensibilità. Vabbè, scusate. Io ero presidente. Grazie a Ostia. No, c'è ragione, ma siccome io sono rimasta ai vecchi numeri, capito? Essendo io presidente del Consiglio d'Ottavo, ora che lo chiamano sesto, quindi, insomma, comunque questo municipio, così non ci sono equivoci. E soprattutto la consigliera che è stata sempre vicina a noi, che ci ha sempre sostenuto in questa battaglia. Io volevo dire che questo problema, e mi fa piacere che un consiglio municipale se ne è fatto carico, direi poco, dire vergognoso è poco, di come è stata svolta tutta l'operazione,
perché è stato un inganno nei confronti dei cittadini veramente vergognoso, perché la lettera che è stata inviata ai cittadini è un bluff, nel senso che non è il comune che vende, è il cittadino che chiede di comprare, e c'è una differenza sostanziale. Questa è una furbata fatta da qualche dirigente che ha consigliato questo, che io dico Dio vede e provveda. Perché dico questo? Perché se nel frattempo qualche povero disgraziato che ha comprato l'alloggio, che doveva comprare l'alloggio, che ha versato 2.000 euro, e se questo disgraziato muore, loro potrebbero pure non vendergli. Una truffa vera e propria. Oltretutto, voi dovete sapere come si sono svolte le cose fino ad oggi. Lentissimamente, in una maniera vergognosa, ogni anno, e non è colpa di risorse della Romeo, non è colpa della Romeo come qualcuno tenta di far ricadere la colpa su Romeo, la responsabilità è solo e unicamente dell'assessorato al patrimonio e di chi lo gestisce politicamente, perché ogni anno i fascicoli facevano avanti e dietro fra la Romeo e l'assessore del patrimonio, perché ogni anno dovevano rifare i conteggi per vedere se c'erano diritto, se per vedere il reddito. Al patrimonio si sono inventati di tutto, anche all'avvocatura veramente, perché ci sono avvocati, avvocato Frigenti, che aveva dichiarato in una sua parere che chi supera il reddito non poteva più comprare, mentre la legge dice che chi supera il reddito è obbligato a comprare. Ma guarda caso, lo stesso Paolo Frigenti, dopo le nostre osservazioni, le nostre battaglie, ha fatto un parere completamente diverso da quello che aveva fatto prima, dicendo che potevano comprare. Ma in quel parere dell'avvocatura c'è anche altro, c'è quello che dice la legge, che chi ha fatto un abuso edilizio e hanno chiuso le famose verande può acquistare, e c'è 120 giorni di tempo per sanare il patrimonio, non fa acquistare. Chiaro? Allora, io vorrei sapere, le dirigenti dell'assessorato al patrimonio, se agiscono di proprio conto, dovrebbero essere licenziate in tronco. Se non agiscono di proprio conto, ma su impeto politico, ancora peggio. Io credo che è vergognosa questa cosa. Il Comune di Roma praticamente si è intascato una marea di soldi che, guarda caso, ma non sono andate nelle casse del Comune di Roma, ma in quelle di risorse per Roma. E io vorrei anche sapere, chiedo a voi aiuto in questo, quanti elogi ti fanno al giorno? Perché non si riesce a sapere. Ma no, se voi fate un'interrogazione ve lo devono dire. Ma se vengono qui in uffici? No, io no, scusate, scusate, ancora un minuto, Ho finito, se un consigliere qualsiasi di voi si alza, se vuole accompagno io, gli suggerisco quello che deve dire, chiede. La dottoressa Scedi e la Di Giovani sono obbligate. Non le permetto di fare nome e consiglio, grazie. Sono loro responsabili. No, non è possibile, signora. Parli del merito senza fare nomi. C'è la trasparenza, c'è la legge Monti che lo dice. Scusate, che la legge Monti, qui siamo in consiglio, per cortesia. Non è possibile questo, grazie. Ma se non lo fai, come? Ma gli scherziamo. Direttore dei lavori. Sono i dirigenti, ma stavo scherzando. Grazie. Dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni. Allora, ripeto, l'atto che verrà votato non riporta le firme dei consiglieri. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Nessuno? Chi si astiene? Ma tanto arriverà pure là, eh?
Allora, 13 voti a favore, l'astensione dei consiglieri Lozzi e Coglia, quindi l'atto è approvato. L'ordine del giorno, proposta di risoluzione avente ad oggetto denominazione delle fermate della metro A del municipio Roma 7. Anche quest'atto che io ho qui riporta le firme dei consiglieri. Ma neanche l'altro è inviato, riportava le firme. Allora, comunque andiamo a presentare. Allora, comunque, vabbè, allora, l'altro che verrà votato non riporterà le firme di nessuno. Prego, consigliere Matron, Lattaga. Piano con certi termini. Grazie. Prego, consigliere Lattaga. Grazie presidente. Allora, l'atto che abbiamo oggi in votazione è una proposta che è passata in... No, hai detto non ci sono i nomi. Per cortesia. È un atto che è stato votato all'unanimità dei presenti in commissione, ed erano presenti tutte le forze politiche che fanno parte della commissione sesta, e diciamo, è un atto che insomma, ci rendiamo conto, l'ho detto altre volte, non è certo risolutivo della situazione culturale e turistica del municipio, però secondo noi può essere un piccolo segno, un piccolo segnale che forse qualche risultato potrebbe ottenerlo, e diciamo che riunisce in un unico atto che ha a che fare con la denominazione di alcune fermate della linea A che attraversa il nostro territorio, e unisce, diciamo, però in questo, nella proposta di integrare la denominazione delle fermate. Consigliere Lattaga, scusi un attimo, per cortesia. Sì, per cortesia, prego consigliere. Consigliere Lattaga. Dicevamo, l'idea di porre mano all'integrazione della denominazione di tre fermate della metropolitana A che ricadono nel nostro territorio ha due origini diverse, ma diciamo che comunque hanno a che fare tutte e due le origini con una valenza culturale e legata alla memoria storica del territorio. Diciamo che la prima riguarda Furio Camillo, la fermata Furio Camillo, e prende le mosse da una proposta che è stata fatta il 21 novembre in occasione dell'inaugurazione della ripiantumazione dell'Alberone. E in quell'occasione uno degli intervenuti propose di aggiungere proprio la denominazione della fermata alla fermata della metro, appunto Furio Camillo, l'indicazione Alberone. Ora, questa della ridenominazione delle fermate della metro A, insomma, non è una cosa così fuori dal mondo, perché è stata rifatta anche negli ultimi anni, insomma, sono state intraprese azioni analoghe proprio per promuovere e pubblicizzare il patrimonio culturale, turistico o archeologico del territorio. Qualche esempio, insomma, Manzoni è stata aggiunta l'indicazione Museo della Liberazione, a Repubblica Teatro dell'Opera, Colli Albani Parco dell'Appia Antica. Quindi si è cercato anche appunto con questi piccoli segni, che però ogni giorno sono letti e ascoltati da migliaia di persone, si è cercato di in qualche modo favorire la conoscenza, la diffusione di alcuni luoghi particolari che sono proprio nei pressi delle stazioni. Allora, quando è stato proposto in quell'occasione, in quella assemblea pubblica, nell'inaugurazione del nuovo albero, di integrare il nome Furio Camillo con un toponimo storico a cui evidentemente i cittadini e i residenti sono molto legati, c'è stata insomma una risposta, direi, molto festosa, una vera e propria acclamazione che dava il segno di come la proposta fosse ben voluta, come i cittadini vedessero di buon occhio il fatto che fosse esplicitato il nome Alberone nella fermata della metro. Per quanto riguarda le altre due fermate invece, che sono quella di Arco di Travertino e di Giulia Agricola, l'integrazione proposta riguarda due parchi, il parco archeologico delle tombe latine ad Arco di Travertino e il parco degli acquedotti. L'idea di proporre l'integrazione della denominazione
diciamo, è venuta anche dallo spunto in seguito ad alcune occasioni degli ultimi mesi in cui ci si è resi conto di come alcuni tesori, come alcuni veri e propri tesori che abbiamo sul territorio, e mi riferisco in particolare al Parco delle Tombe Latine, ad Arco di Travertino, siano pressoché sconosciuti da parte dei cittadini. E insomma, questo secondo il sottoscritto e secondo tutti i commissari è un peccato, soprattutto se teniamo conto che ad esempio nel Parco delle Tombe Latine sono stati fatti recentemente degli importanti lavori da parte della sovrintendenza di rivalutazione, di restauro, di riqualificazione, ed è stata quasi raddoppiata l'area visitabile a disposizione del pubblico del parco, per cui insomma ci sembra che un segnale di evidenziare la presenza di questo parco sul nome della fermata della metro possa avere un valore simbolico, ma non solo simbolico, proprio perché insomma ci siamo resi conto in occasione dell'inaugurazione, a cui io e molti altri consiglieri e membri della commissione erano presenti, del parco, di come tanti cittadini, anche abitanti a poche, direi decine di metri dal parco, ne ignorassero l'esistenza, e la stessa cosa è venuta fuori anche in occasione dell'arco pedalata, sempre proposta da tutta la commissione e a cui hanno partecipato alcuni consiglieri. Ugualmente, insomma, c'erano quasi 100 persone che hanno partecipato, e al momento di arrivare al parco in tanti, anche abitanti nelle vie limitrofe e nei quartieri limitrofi, sono stupiti di come ci fosse un gioiello così importante da un punto di vista archeologico e culturale, e che però era sconosciuto. Quindi, per farla breve, se già negli ultimi anni l'amministrazione ha pensato che l'aggiunta di luoghi, della denominazione di luoghi simbolici, culturali, turistici, archeologici, fosse di una qualche importanza sulle fermate della metro A, se nel nostro territorio abbiamo da una parte un toponimo che è fortemente considerato e a cui gli abitanti residenti sono emotivamente legati, quello dell'Alberone, e da un altro punto di vista abbiamo luoghi culturali importanti che possono essere fonte di grande, insomma, ricchezza turistica, culturale, di sviluppo locale sul territorio, ci sembra che non ci sia alcun elemento ostativo a questa proposta, che speriamo possa, intanto mi auguro, essere votata qui in Consiglio come è stato in Commissione, insomma, senza problemi o opposizione da parte di alcuni consiglieri. Quindi questo è un auspicio, e spero poi che una volta votato qui in Consiglio, insomma, l'amministrazione centrale ne prenda atto e concluda, prosegua e concluda l'iter velocemente, in modo che, ecco, queste indicazioni possano essere ascoltate centinaia di volte al giorno dalle decine di migliaia di persone che attraversano il nostro territorio tramite la metro. Grazie. Grazie a lei, consigliere D'Altaca. Prima di iniziare la discussione, io mi auguro che, visto che oggi, stamattina, diciamo, se n'è andata una grande del nostro spettacolo, del nostro cinema fernalisi, come diceva anche il consigliere Tudino prima riservatamente, diciamo, mi auguro che nella città di Roma, o possibilmente anche nel nostro municipio, visto che abbiamo Cinecittà, ci possa essere lo spazio e la volontà per dedicare, diciamo, a questa grande artista, diciamo, qualcosa che la possa ricordare a tutti. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Giuliano, prego. Possiamo pure chiamarla Presidente Aula Virnalisi, questa, sarebbe un grande omaggio. Invece si chiama Salvatore Allende, purtroppo, vabbè. Ok. Io avrei fatto un piccolo intervento, ma il collega Raddaga, insomma, no, ci ha messo del suo, ci ha messo, insomma, pathos, entusiasmo in questa diciamo risoluzione, per cui io penso che abbia già detto tutto. La cosa è simpatica, quindi io voglio dire che ha pensato a questo doppio nome in alcune fermate della metro. È ovvio che è una cosa intelligente, è una cosa che può dare, comunque non sappiamo se produrrà maggiore turismo, ma comunque identifica alcuni posti, alcuni nostri spazi, no? In modo più preciso, ovviamente, quindi mettendo in risalto quelle che sono le nostre caratteristiche del nostro settimo municipio. È
ovvio che è una cosa simpatica, io lì per lì non ci avrei neanche pensato di gravità, quindi trovare che mettiamo lì a Furio Camillo, che è lì Alberone, insomma è simpatica sta cosa, e non penso che possa essere votata diversamente questa iniziativa, anche perché mi sembra che sia, non dico a costo zero, ma quasi. Quindi se non facciamo anche le cose che possono essere fatte in modo così veloce e lineare senza spendere dei soldi, quindi mi sembra non c'è bisogno che in questa cosa debba subentrare la commissione antimafia, perché mi sembra una cosa almeno lineare, tranquilla, quindi facciamola, ok? Perché per il resto dobbiamo stare attenti quando decidiamo su qualunque argomento, ma questa possiamo dire con tranquillità che la commissione ha deciso, ha votato, anche chi non stava in commissione, va bene, ok, andiamo avanti, stiamo tranquilli che non succede nulla, nessuno ci potrà mai richiedere atti particolari che possano dare insomma un po' di dubbi. Grazie consigliere Giuliano. Consigliere Poli, prego. Grazie presidente. C'è di fronte a me? Io comprendo lo spirito dell'intervento del collega che mi ha preceduto, ma non vorrei che fosse minimizzata un'iniziativa di questa natura. So che il consigliere Giuliano ha questa sensibilità, per cui cogliamo lo spirito scherzoso insomma del suo intervento. Beh, io devo dare atto, sarò velocissimo presidente, al collega Laddaga di arrampicarsi sugli specchi per poter e veramente di inventarsi ogni cosa per poter evidenziare non solo i disagi che viviamo sotto il punto di vista finanziario, che ci precludono molte iniziative, per cui lodevole l'iniziativa dell'Arco Pedalata, e voglio testimoniare ai colleghi che non ci sono stati che l'iniziativa all'inaugurazione del Parco delle Tombe Latine è stata veramente commovente per chi come me, che insomma si definisce un po' orso dal punto di vista dei sentimenti e delle emozioni, per cui lo ringrazio pubblicamente qui in aula per il lavoro che sta facendo, un lavoro pregevole e che dà smalto al Consiglio del Settimo Municipio. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Sancio, prego. Scusate se intervengo, presidente, grazie. Consiglieri, giusto per come dire, due parole in merito a questa iniziativa validissima, raccontare l'episodio da cui è nata quindi questa decisione, perché un cittadino intervenuto, diceva bene il consigliere Laddaga, non sapeva il luogo dell'Alberone dove era. Non conosceva dove era l'Alberone, quindi non sapeva dove scendere, quale fermata, è arrivato in ritardo. Quindi in quell'occasione disse: ma perché non cambiate Furio Camillo con Alberone? Cioè, io stesso dissi: non è il caso di cambiare, ma di aggiungere, perché Furio Marco Camillo, come dire, che interessa poi tutta la direttrice dell'autoscuola, non dobbiamo dimenticarla per altri aspetti, però aggiungere, ho trovato forse l'iniziativa garbata e giusta per il quartiere, che viene riconosciuto solo come quadrante dell'Alberone. Grazie. Il PD quindi è d'accordo. Sancio. Consigliere Matrondo, la prego. No, io... Stavo dicendo, no, sono pienamente d'accordo su questa modifica, però mi è venuto un dubbio, spero, scusate, perché leggendo io da ignorante, perché in alcune cose sono ignorante, potete anche dire sì, mi offendo, però quando dico di modificare la denominazione di alcune fermate della linea A, vado a vedere giustamente Furio Camillo trattino Alberone, non è modificare, di aggiungere magari a Furio Camillo aggiungere Alberone o viceversa, perché credo che sia un po' più per chi non sa detto. Aggiungere, e invece qua parla di modificare, invece sarebbe di modificare aggiungendo la seguente denominazione, credo che sia più logico. Com'è? Giusto? Ho sbagliato?
il testo che va in votazione è integrale. Non è integrale, integrale. Aggiungere, come abbiamo detto sul posto. Aggiungere. Io voglio bene. Io voglio bene. Prego. Però facciamo la solita delle firme. Gira un atto con le firme, gira un atto con la modifica, invece no, ce n'è un altro che dice integrare. Allora stiamo facendo il teatrino? Sto presidente ha risbagliato un'altra volta allora. Presidente del Consiglio non ci ha detto che è stato modificato l'atto. Scusate, ma a parte questo, comunque è una bellissima iniziativa, l'Alberone specialmente, sperando che resiste, perché questi tempi non vorrei. No. Scusate, ma scusate, per cortesia. Consigliere Giuliano, per cortesia. Consigliere Giuliano, per cortesia. Per favore. Prego, consigliere Matroni. Furio Camilla, Buzzi. No, non ci posso credere. Vabbè, non ci posso credere. Comunque. Grande presidente la paga. Davvero, eh? Consigliere Giuliano. Se mi dicono comunque cortesia, che è per stato. Favore. Se mi dicono comunque che è stato modificato di integrare o di modificare la seguente denominazione aggiungendo Alberone, sono d'accordo con voi perché è una bellissima iniziativa, non so come gli è uscita fuori la consigliere Daga, che ogni tanto c'ha se iniziative. Questa fa è Natale, scusa, è Natale. Consigliere Matrono, per cortesia. Ma perché come quello sta per cortesia, consigliere Matronola. Ma perché non chiama il consigliere Giuliano che per sta disoccupato? Per favore, lo chiama. Cioè io credo, adesso posso anche chiudere il consiglio e andare via tutti. Non è possibile però, scusate, eh? Sì, presidente. Allora, mi lasci. Consigliere Matronda, vada avanti. Mi lasci una critica, presidente. Se c'è stato qualcosa che non è andata, purtroppo la colpa è la sua, non è la colpa mia. Ma sempre mia, non si preoccupi. Me ne assumo la responsabilità totale. Ho capito che lei si assume la responsabilità, però non ci stanno gli atti conseguenziali alla sua assunzione di responsabilità. Che responsabilità si è assunta? Due punti. Punto interrogativo. Che l'altro è entrato in votazione e non riportava le firme. Consigliere Matrona, vada avanti col suo intervento. Adesso mi dice di modificare, c'è un testo integrale che dice di integrare e lei mi dice da modificare, ma la colpa è la mia se poi faccio così. Scusate, vabbè, a prescindere gli errori che ha fatto il nostro Presidente del Consiglio, possiamo anche accettarli perché visto che siamo alla fine dell'anno è stanco, è giusto che. Però è una bellissima iniziativa. Non so come mi sia sfuggita, magari potevo proporla io, però non sono stato molto attento perché non prendo la metropolitana. Perché. Però devo dire sinceramente che chi prende la metro, quando vedrà questo, sicuramente capirà che nel nostro territorio ci sono cose belle, c'è il parco degli acquedotti, c'è l'Alberone, c'è il parco delle tombe latine. C'è stato un municipio che non conta più niente, magari invece di Cinecittà avremmo messo il municipio che non conta a livello comunale e a livello locale. Avremmo detto tanti nomi, magari in seguito cambieremo altre cose, perché secondo me pure Lucio Sestio, secondo me bisognerebbe aggiungerci qualche cosa, perché non mi viene come, non voglio dire, no, non mi viene però. Sarebbe bello aggiungere a Lucio Sestio sarebbe aggiungere qualche cosa alla prossima consigliatura. Come. No, comunque, ma a parte gli scherzi, no, ringrazio il presidente della commissione, che ha fatto un ottimo lavoro. Oddio, tre fermate solo, se potevamo allargare pure sulle altre, comunque ha fatto un ottimissimo lavoro e di questo ne sono veramente contento. Non è una battuta, ma è un complimento. Poi un complimento fatto da Matronola al consigliere Laddaga credo che valga da un accento 100. Vabbè, è Natale, siamo cristiani, giusto Laddaga? Scusate, ma mi sembra di stare un consiglio o un pollaio? Scusate, io ho fatto per 35 anni insegnando a scuola elementare, ma i bambini da 6 a 10 anni forse sono più ordinati di noi. Per cortesia. Presidente, lei ha ragione, quando mi parla così, però a me mi stimola il DNA, neanche mi fa venire, mi si smuovono tutti i neutroni, tutto, non devo. Scusate, allora. I neutroni sono quelli che girano. No, sospeso per 10 minuti, consiglio. Allora. Sospende che parla.
Allora, stando presidente, e te io continuo a parlare, se la battuta non posso. Piazzale del parcheggio gratuito. Prego, consigliere Matronola. Allora, vabbè, ma a parte che prima il nostro presidente giustamente ha detto che lui, che ha insegnato per 35 anni, 40 anni, giustamente non ha mai visto una cosa del genere, ma io ho fatto tutto questo per sdrammatizzare, perché è un clima natalizio, uno dovrebbe attaccare, dovrebbe fare un'opposizione più dura, ma viste le condizioni che stiamo vivendo, non credo che convenga a noi tutti attaccare, ma tenere questo clima così sereno. Certo, giustamente prima avete dato un suggerimento, non l'avrei chiamata così, no, sinceramente, l'avrei chiamata magari piazzale provvisorio, aggiudicazione provvisoria, poteva essere un nome invece di piazza di Cinecittà, aggiudicazione provvisoria. Era male. E subito dopo, definitiva, ma quando? A quella dopo, perché dopo, scusate, ma è questa la realtà? No, sto parlando con i colleghi. Vabbè, detto questo, consigliere Vardaga, riprendo tutto quello che ho detto prima, faccio un passo indietro e devo dire che la sua commissione ha veramente lavorato bene, ha lavorato con tempismo, con serietà, ha fatto un ottimo lavoro. Vabbè, basta, non mi fate smorfie perché non posso parlare, perché mi viene da ridere, perché è un clima natalizio, perché sono tre fermate, però. Quattro? Sono tre, oh. Sono tre. Ah, quarta, stava soppressa. Posso, ho detto solo tre fermate, mancava la quarta. Qual era la quarta? Lucio Sestio. O no? Non Pup. Giulia Agricola, non Pup. Bella, questa è bella. Va bene. Vabbè, presidente, basta, mi sono stufato. Basta. Mi comincia ad annoiare. E allora mi state annoiando, pertanto mi ritiro nelle mie stanze. Consigliere Tutino, prego. Ecco, questa è un'ottima iniziativa e sicuramente parte da un lavoro che ancora una volta in Commissione Cultura è stato fatto a partire da risorse zero, quindi è un aspetto importante su cui i commissari hanno lavorato cercando di capire cosa nelle condizioni attuali e con i poteri attuali dei municipi è possibile fare ed è possibile immaginare per valorizzare il territorio. Quindi ringrazio i commissari che hanno sentito di prendere queste iniziative. E a proposito della toponomastica, poi in realtà è una cosa che non va presa alla leggera, perché chiaramente vivendo nella città eterna non possiamo anche non riflettere sul fatto che nel nome c'è il destino di una cosa. Gli antichi dicevano nomen omen, ovvero che il nome rappresenta il destino di un oggetto, di una persona, di un luogo, e dunque questo può essere non solo un forte elemento pubblicitario, ma anche un forte elemento di presa di coscienza di ciò su cui è possibile lavorare per la cittadinanza. Sarebbe auspicabile, visto che si lavorava anche su nomi ironici, sarebbe anche auspicabile pensare all'intitolazione di una via, oggi come oggi, che potrebbe essere Via la Mafia da Roma, potrebbe essere un'intitolazione importante che può essere di stimolo a tutti i cittadini. E quindi diciamo che certamente, com'è? Potrebbe per l'appunto essere una possibilità di dare il valore giusto alla toponomastica, che fin dall'antichità è stato ritenuto una modalità importante di relazionarsi col territorio. Quindi con ciò volevo sottolineare l'importanza di un lavoro a costo zero della Commissione Cultura. Grazie. Grazie a lei, consigliera Carlos.
Presidente, colleghi consiglieri, io intervengo semplicemente, è già stato detto molto negli interventi precedenti, ma vorrei sottolineare che questo lavoro secondo me si sposa anche con un lavoro che la Commissione, grazie anche al Presidente, sta facendo da tempo per quello che riguarda il museo diffuso e per quello che riguarda il sistema turistico del territorio. Il Lazio su questo ha carenze, soprattutto nei termini di una creazione, di una messa a sistema su quello che è il turismo locale, e credo che con una piccola modifica, integrazione, che è appunto quella di aggiungere alcuni punti importanti del nostro territorio, tra cui due, appunto il Parco delle Tombe Latine e il Parco degli Acquedotti, si possa contemporaneamente, oltre a fare un lavoro puramente culturale, anche un lavoro di valorizzazione turistica. Tutto qui, grazie. Grazie a lei. Non ci sono altri interventi, passiamo a dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Valdaga, prego. Presidente, ovviamente il nostro voto è scontato da quello che abbiamo detto e dal lavoro fatto in commissione. Io ne approfitto soltanto per chiarire che, e per scusarmi con gli uffici e per assolutamente scaricare il Presidente del Consiglio da qualsiasi responsabilità su questo errore che è dovuto esclusivamente al sottoscritto, cioè al fatto che la versione depositata della risoluzione riportava nel dispositivo la volontà di integrare, tra l'altro era una richiesta fatta da un commissario, quindi a ulteriore riprova di come poi il lavoro della Commissione possa ovviamente rendere un atto migliore, insomma, al di là della proposta iniziale. E quindi, dopo aver modificato il testo, quello depositato in ufficio, e aver firmato la modifica perché così era stata votata dalla Commissione, al momento di inviare il file per il disbrigo delle pratiche dell'ufficio ho dimenticato di modificarlo, quindi ripeto, mi scuso con gli uffici, mi scuso con la Presidenza per questo, insomma, direi, insomma, piccola svista, anche perché l'integrazione è comunque una modifica, quindi la sostanza non cambiava assolutamente, però insomma credo sia giusto che si possa risalire alle responsabilità di ognuno su quello che accade nelle commissioni e in consiglio. Detto questo, ringrazio ancora i commissari per le integrazioni proposte e per come l'atto è stato modificato in commissione, e ribadisco che ovviamente voteremo favorevolmente. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Matronola. Ciao, ha finito. Allora, se il voto vostro è scontato, il nostro sarà un super scontato. L'unico problema... Certo. L'unico problema che abbiamo, l'unico dubbio che ci è sorto parlando qua col consigliere Carlone, che non è una piccola spesa che cambiamo soltanto le scritte sulle uscite, ma dovremmo cambiarle anche all'interno delle sopra le entrate, no? E quindi là diventerà un problema un po' più, perché sì, ma tanto vedete la daga, non mi faccia queste risposte, perché o cambiarne tre o cambiarne quattro, se devi intervenire. Sì. No, può parlare, do la parola. Per cortesia, siamo a dichiarazione di voto, per cortesia. Sto dicendo, intervenire su tre display, cambiare quelli fissi, no, quelli luminosi, cambiarne tre o cambiarne quattro, e il problema è cambiarle su tutte le fermate che arrivano fino oltre alla metropolitana, cambiarle sui percorsi che c'ha la metro, cioè, sarà un discorso, magari oggi l'abbiamo avviato, chissà nel 2018 quando finirà il governo Renzi può darsi che si applicherà. Sbaglio? Ho detto qualcosa di no? Vabbè, comunque il nostro voto è scontato. Il nostro voto è scontato, siamo favorevoli all'iniziativa, siamo favorevoli alla risoluzione, siamo favorevoli a tutti i cambiamenti che portano benessere a questo municipio. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole?
Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, approvato con 20 voti a favore, nessun contrario e nessuno astenuto.